Bentrovati amici di Lombardia Notizie Online a questo nuovo approfondimento dalla nostra pagina Facebook. Oggi siamo a Gonzaga, dove è iniziato il tour delle aree interne del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Un'ulteriore tappa di un tour che porta nei territori per illustrare quali sono le progettualità che i comuni possono attivare per recuperare il gap che li separa dalla Lombardia più avanzata. Sentiamo cosa ci ha detto il presidente Fontana. Sono sindaci che hanno già acquisito la capacità di lavorare insieme, hanno già dimostrato la volontà di tutelare prima il territorio che non la scelta egoistica. Quindi è chiaro che lavoreremo molto bene con loro, è chiaro che adesso predisporremo dei progetti che saranno da loro condivisi e proposti e quindi procederemo per la direzione giusta. Già emersa qualche indicazione in termini di interventi? Ma genericamente, sono le cose che più o meno sapevamo, ma adesso dovremo entrare nel concreto. È veramente molto importante, intanto è la prima volta che l'oltrepò Mantovano rientra nelle cosiddette aree interne e significa che rientra in quell'agenda che serve per perequare, diciamo così, i servizi che sono carenti rispetto ad altri territori. E quindi questo è un progetto nel quale crediamo molto anche nel metodo, nel senso che non ci sono solo a disposizione i 14 milioni che i territori potranno utilizzare per recuperare questo gap, ma è importante il metodo che abbiamo scelto, ovvero la costruzione dei progetti parte proprio dal territorio, parte dal basso. Noi crediamo che questo sia il sistema più efficiente ed efficace per poter utilizzare in questo caso risorse pubbliche per aiutare un territorio che è indubbiamente straordinario con tutte le sue eccellenze e le sue caratteristiche, ma che ha la necessità di un aiuto, e qui siamo a testimoniare un aiuto effettivo e efficace. Dopo il piano Lombardia abbiamo lanciato anche un modello di gestione e di sviluppo aree interne. Sì, non è una cosa scontata, perché evidentemente noi siamo federalisti non solo nel modo di parlare ma anche fattivamente, nel senso che vogliamo che la costruzione dei progetti parta dai territori, quindi non c'è un'imposizione da parte di Milano rispetto ai territori, ma c'è una disponibilità sia economica sia nell'affiancare le progettualità, perché poi servono anche i tecnici, serve anche fare, diciamo così, slalom nei meandri della burocrazia, non sempre è semplice e facile, soprattutto per i piccoli comuni. Quindi la regione è al fianco dei piccoli comuni, al fianco di questi territori, mette a disposizione le risorse e anche le proprie capacità, ma la progettualità e la costruzione degli interventi deve partire proprio dai territori stessi. È chiaro che questo è un territorio che ha tutte le caratteristiche, tutti i crismi per essere considerato aree interne. Grazie al presidente Fontana e a Regione Lombardia farà parte di questo progetto, per cui sono certa che il territorio saprà sfruttare questa occasione e poter rilanciare questi comuni e tutti questi territori che in questi anni hanno visto una, come è stata definita, decrescita infelice. Tre priorità da affrontare e risolvere immediatamente. Sicuramente lo snodo infrastrutturale, anche se con il piano Lombardia devo dire che tante risorse sono state messe in quelle opere che ancora dovevano essere erano incompiute, quindi dovevano terminare. Sappiamo che l'aumento dei prezzi ha bloccato un po' questa ripartenza, per cui sicuramente mettere mano alle infrastrutture che non sono soltanto viarie ma anche dal punto di vista ferroviario, dei collegamenti e quant'altro. Questo lo ritengo il primo punto fondamentale. Ma poi anche una sburocratizzazione per tutti i comuni, che vale per tutti ma a maggior ragione in queste aree, e poi creare dell'attrattività per l'insediamento di industrie e di attività produttive. Lo ritengo fondamentale perché il lavoro in questi territori deve essere il primo punto, perché soltanto dove c'è lavoro si insediano famiglie e quindi si porta benessere. È per noi un giorno di estrema soddisfazione. Dopo tanti anni di lavoro, di impegno, di progettazione, Regione Lombardia ci ha scelto come area interna regionale e punta sullo sviluppo di un territorio che è stato colpito dal sisma 2012, che è ai margini dei confini regionali, ma che ha una grandissima voglia di riscatto e di sviluppo. È
un caso di eccellenza come un'eccellenza lombarda l'attenzione che dedichiamo alla formazione, perché quello che dobbiamo far capire ai nostri ragazzi e alle famiglie dei nostri ragazzi è che la formazione professionale non deve essere vista come una forma di istruzione di serie B, ma al contrario è l'istruzione del futuro. Noi dobbiamo cercare di far capire che è necessario sempre più formare ragazzi che acquisiranno delle capacità tecnico-scientifiche rilevanti che saranno fondamentali per la loro vita e saranno fondamentali per lo sviluppo della nostra imprenditoria. La nostra attenzione è sempre rivolta da un lato a una formazione i cui docenti siano dei professionisti che hanno chiaramente la competenza e la conoscenza di ciò che stanno insegnando, ma soprattutto abbiamo un legame fortissimo con le aziende del territorio. Molti industriali del territorio sono nati all'interno della nostra scuola e con loro continuiamo a avere i rapporti scuola-lavoro che sono fatti sia di stage, e negli stage partecipano tutti i ragazzi dei diversi anni scolastici, ma poi anche con apprendistati duali, per cui completiamo e realizziamo con le aziende una sinergia ottimale, tant'è che le aziende ci chiedono sempre più ragazzi di quelli che poi noi riusciamo a fornire e circa l'85% dei ragazzi che escono con già il lavoro. Eccoci, siamo giunti al termine di questa prima parte dello speciale che abbiamo realizzato a Gonzaga in occasione del tour area interna del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, accompagnato dall'assessore Massimo Sertori. Abbiamo ascoltato le voci del territorio, le istanze e terminiamo qui, ripeto, questo primo approfondimento. Qui ne seguirà un altro che invece è sui territori, per illustrare anche a voi che ci state seguendo le problematiche e le soluzioni che Regione Lombardia sta mettendo in campo. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!